c'è spada, uovo, c'è tutto. Buongiorno, stavo ricontrollando. Benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264. A Casa in Forma io ci provo, perché qua ci proviamo, ma ci proviamo insieme, io e voi. Oggi, puntata nuovissima. Vedete già un po' di ingredienti, c'è un uovo, ho del prezzemolo qua, profumatissimo, l'ho preso questa mattina al mercato, un limone meraviglioso, questa agrume che mi porta subito ad Amalfi, a Sorrento, e poi guardate, una granella di pistacchi. Ma non andiamo a Sorrento, andiamo ancora più giù con questa farina di pistacchi di Bronte. Andiamo in Sicilia, andiamo dalla nostra Federica Ferrata con la sua bellissima pagina Instagram, La Cucina di Fefè. Ma intanto, ecco qua la pagina Instagram, guardate che meraviglia, seguitela, tante idee, tante ricette e tanti consigli. E poi sempre questo fiorellino che fa un po' la sua firma ad ogni ricetta. Regia, non c'è Federico oggi, ma c'è... chi c'è? Daniele. C'è Daniele, come stai, caro Daniele? Sto bene, ma... oggi ho avuto un lapsus, Federico. Federico, invece no, c'è Daniele. Salutiamolo. Salutiamo Federico, che oggi è affaccendato in altre faccende. Noi invece partiamo con la puntata, e allora sai che facciamo oggi? Che facciamo? Non vedo l'ora di fare questa ricetta. Andiamo subito da Federica, andiamola a salutare, che è un po' che non la vediamo. Federica, come stai? Buongiorno Manuel. Tutto bene? Buongiorno a tutti, sì. Tutto bene, grazie. Allora, oggi torniamo a cucinare insieme, facciamo una bella ricettina che hai pensato tu appositamente per noi. Una ricetta che abbiamo detto è molto facile e veloce, giusto? Facilissima. Facilissima, la possono fare tutti. Stiamo parlando di... sono delle polpettine di pesce spada con un'impronta un po' sicula, quindi con del pistacchio vino di Bronte, se c'è è meglio. Giustamente con i prodotti tipici del territorio, questo è il bello della cucina, che possiamo divertirci anche con la stagionalità e con il territorio, e questo dobbiamo fare. E allora a casa armatevi pure di carta e penna, perché stiamo per dare tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa ricetta, queste polpette di pesce spada e pistacchio, con l'aggiunta di una crema allo yogurt e curcuma che poi andremo a preparare. Una fetta di pesce spada da 200 grammi, andate dal vostro pescivendolo di fiducia e ve la scegliete buona. Un uovo, una fetta di pane in cassetta, 50 grammi di farina di pistacchi, mezzo cucchiaio di uno o due cucchiai di pan grattato all'occorrenza. Io chiaramente avrò un pan grattato speciale, ma voi tanto già mi avete capito, è il pan panato, lo trovate sul sito dell'Università Niccolò Cusano. Solo prodotti scelti. 35 ml di latte, la scorza di limone non trattato, un ciuffo di prezzemolo, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, pepe quanto basta. Queste sono le polpette. Con cosa le accompagniamo le polpette? Con una bella crema di accompagnamento, con 150 grammi di yogurt greco bianco. Ormai se te mangi lo yogurt greco bianco la mattina non sai nessuno. Olio, mezzo cucchiaio di curcuma, sale, erba cipollina quanto basta e pepe, e due gocce di succo di limone. Queste sono facoltative. La curcuma, questa spezia meravigliosa che non sentivo da un po'. Qualche anno fa è esplosa in Italia la moda della curcuma. Abbiamo cominciato a mettere la curcuma nell'acqua di cottura, abbiamo cominciato a fare il golden milk, questo latte con il miele e la curcuma. Sembrava che facesse bene a tutto, fa bene, perché per carità fa bene. Poi invece però sono arrivati anche degli studi che hanno detto che dobbiamo stare attenti, ma là è chiaro, perché come tutte le cose niente fa male, è la quantità, è la dose che fa il veleno. Federica! Esatto! È vero? Hai detto proprio bene. Io ho fatto su TikTok un video proprio sul golden milk, è andato virale, sì. Però ho dovuto poi specificare che non era la panacea di tutti i mali, perché non è così. Certo. E va preso ovviamente anche sotto indicazione del medico, perché la curcuma in piccole porzioni non succede nulla, ma in grandi dosi sì. Ma che ti devo dire, il peperoncino fa benissimo, è chiaro che però se ci mettiamo là a metterlo dalla prima colazione, facciamo le pennette all'arrabbiata e poi la carne con tanto peperoncino, se accediamo, no? Tutto può,
tutto può far male. Comunque la curcuma, questo arancione meraviglioso, che poi tra l'altro... Beh, ma... qua gli diamo proprio un pizzico per dare colore alla crema. Un pizzico per dare colore, no, sì, ma la curcuma fa bene, per carità, fa benissimo, ci mancherebbe. L'unica attenzione è quando la usate potreste macchiarvi, attenzione alla curcuma, perché macchia. Macchia... Se si usa quella in polvere meno. Quella in polvere meno, lo dico. Quella fresca sì, quella fresca ci vogliono i guanti in lattice per evitare... A proposito di guanti in lattice, mi avevi detto di prepararmi guanti in lattice e mi preparo, sì. Non sono in lattice ma vanno bene lo stesso, me li preparo, eccoli qua, questi trasparenti per alimenti, perché oggi dobbiamo fare queste polpettine. Questa ricetta come l'hai scovata, come l'hai pensata? Allora, guarda, come tutte le cose, a me piace impolpettare, perché da noi in Sicilia le polpette sono all'ordine del giorno, impolpettiamo tutto noi. Ci credo. E quindi ovviamente ho pensato l'abbinamento un qualcosa di siciliano e è così è andata. Giustamente, giustamente. Allora, io mi preparo intanto il forno, perché mi hai detto che queste polpette poi le dobbiamo cuocere nel forno, giusto? Sì, sì. Una ventina di minuti circa. A quanti gradi? Allora, i primi 15 minuti a 190 gradi, okay. E poi faremo gli ultimi 5 girandole a 180, scenderemo un pochino. Va bene, intanto il forno lo preparo, così almeno è caldo. Che comunque io con questo forno ci devo ancora fare amicizia, eh? Perché tutti mi dicono che è facile, che è semplice, ma io ancora ho qualche dubbio. Ancora ho qualche lato che non ci prendiamo bene. Come mai? Dai, ce la farai, dai. Ce la faremo. Federica, sì. la grafica della ricetta l'ho data, ok. Sì. Cominciamo? Io direi di cominciare, perché è Vai. Veloce, però ci dobbiamo un pochino... Ci dobbiamo concentrare. Andare avanti, Vai. Sì. Allora, ascoltami, abbiamo dovuto lavare un po' in anticipo noi sì. La fetta di pesce spada. Va lavata e poi tamponata con della carta assorbente da cucina, ok? Ok, sì, questo mi raccomando, è importante, Sì, questo è importante. Va lavata. Quindi una volta che l'abbiamo tamponata dall'acqua residua, la mettiamo su un tagliere. E eliminiamo l'osso centrale, se lo avete. Ok. E la pelle esterna con un coltello. Ok, allora io ecco la tampono anch'io, così in questo modo, e poi vado a togliere la pelle e il rosso centrale, che qua c'è appena appena un filettino. E voilà, la prepari spesso questa ricetta, Federica? Praticamente quasi ogni anno, perché mio marito e gli ospiti me le richiedono. E certo. Sì, sono deliziose. Bene, bene, bene. Allora, Manuel. Dimmi. Dobbiamo, una volta che abbiamo eliminato l'osso sì. e la pelle... La tagliamo proprio a cubettini. Ok. Quindi prima a striscioline e poi a cubettini. Va bene. Questo per agevolare poi il lavoro del cutter, perché faremo una sorta come se volessimo fare una tartare, ok? Come se volessimo fare una tartare, benissimo. Olè, allora io ci sono pure quasi qui. La cosa più difficile è togliere questa pelle. Col coltello viene via subito. Sì. Devi solo inciderla magari con la punta del coltello e fai l'incisione e poi viene via da sola. Se questo non è il coltello adatto. Ci sono coltelli e coltelli. Ci sono coltelli e coltelli nella vita, come tutte le cose. Bisogna usare quello giusto per il pesce. Io ormai ho quello. Ci credo. Che non abbandono più. Olè. Ok. Il pesce spada non è un pesce difficile da pulire, insomma. No, infatti.
spatule. Ok. Dopodiché come l'hai tagliato? Sei? A cubettini? A cubettini, sì. Piccoli piccoli. Ok, a cubettini piccolini. In modo poi che lo possiamo trasferire più comodamente nel stritatutto. Sì. Lo azioniamo per qualche istante, il tempo che lui strita bene l'impasto del pesce, la carne del pesce. Sì. E abbiamo finito. Va bene, allora. Quindi, molto facile. La pelle l'ho tolta, signori. Sembrava incredibile, ma alla fine sono riuscito a togliere la pelle. L'ho Bravo. Fatto. La prossima volta andrà sicuramente anche molto meglio. Adesso la faccio a pezzettini, come ha detto Federica. Ok. Una volta che l'ho fatta a pezzettini, Federica? Trasferisci i cubettini di pesce spada nel tritatutto, nel cutter. Ok. E trita qualche secondo. Te ne accorgerai, si vedrà proprio che si forma questa tartare, no? Molto bene. Io vado. Vai, Federica, vai. Diamo un altro colpetto. Si fa un po' di rumore, ma giustamente la cucina è fatta di questo, ragazzi. È fatta sì. anche di rumore. Comunque allora. Un rumore breve, perché abbiamo già finito. Bene, allora vado anch'io, Vado anch'io. Alla fine mi sono tolto i guanti. Sì, ora li possiamo togliere. Ci ho tolto pure prima, io. Che con questi avevo qualche difficoltà. Vai, Manuel. Vado, Lo devo solamente agganciare bene. Intanto che io cerco di agganciare bene il mini pimer, che facciamo? Ci vediamo la grafica della ricetta. Va, facciamo così. Ma aiuta Daniele. Daniele, leggimi la grafica della ricetta. Intanto che faccio partire questo mini pimer. Una fetta di pesce spada da 200 grammi, un uovo, una fetta di pane in cassetta, 50 grammi di farina di pistacchi, 1 o 2 cucchiai di pan grattato all'occorrenza, 35 ml di latte, una scorza di limone non trattato, un ciuffo di prezzemolo, cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e quanto basta di pepe. Bene, ho scoperto perché non partiva, mancava un pezzo, adesso parte, grazie. Oh, la so, la indovino con una. La risposta è la B. No, sto scherzando. Allora, l'ho frullato. Bravo. Ecco. Adesso, se tutti i cubetti sono stati tritati, puoi trasferirlo in una ciotola. Ok. Lo trasferiamo in una ciotola. Che bella questa ricetta. Sì, ma poi è davvero facile. Ma sì. Ti toglie pochissimo tempo ai fornelli e il risultato poi è carino perché esatto. Puoi abbinare varie salsette. Io di solito queste polpette, a dire il vero, le preparo con una maionese vegana. Buona. Senza uova. Buonissima. Anche lì ci vuole la curcuma. E anche lì ci vuole la curcuma. Bene, bene. Sì, sì. Okay. Ed è veramente squisita. Ti posso assicurare che quando l'ho fatta assaggiare i miei ospiti... Ci credo. Sono rimasti colpiti. Ci credo, ci credo. Senti, ma tu che sei in Sicilia, sei già stata al mare? O ancora è presto? Mannaggia, purtroppo no. Purtroppo. Anche perché, a dire il vero, fino alla scorsa settimana ha fatto tempo un po' incerto. Oggi è il primo giorno di vera primavera. Bella giornata di primavera, il cielo è terso. Bene, bene. Ci allora, sta bene. Il pesce spada l'abbiamo tritato. Sì. Perfetto, l'hai trasferito nella ciotola? Sì, sì. Ok, ora facciamo una cosa. La fetta di pane in cassetta sì. La ammorbidiamo con il latte. Ok.
Quindi versa il latte nel pane in cassetta, lascia ammorbidire un pochino perché ci servirà ad aggiungere poi al resto. Vado, allora lo metto qua e ci metto un po' di latte. Ok. Sì, lo facciamo ammorbidire un minutino. Sì. E poi lo strizzerai, Va bene. Se non lo strizzi bene, il rischio è che l'impasto possa poi essere troppo morbido. Ok, va bene. Perché poi metteremo anche un uovo. Sì, infatti. Quindi già è sufficiente. Ecco. Mm-hmm. Bene, il mio già si è ammorbidito. Sì. Lo vado strizzando. Ok, lo strizzo anch'io. E adesso lo metto nell'impasto. Giusto? E lo aggiungi al pesce, sì. Ah, l'ho strizzato. E lo aggiungo al pesce. Sì. Ok. Bene. Perfetto. Sì. Ok, quindi siamo già pronti per aggiungere tutto il resto degli ingredienti. Ma che meraviglia. Adesso. Allora, ci mettiamo un uovo. Sì. Eccolo qua, l'ovetto fresco. Ecco qui l'ovetto intero. Poi metteremo un pizzico di sale e di pepe. Ok, un pizzico di sale e di pepe. Come insegni tu, Manuel? Bravo. Ecco, così. Come... Esattamente. Olè. Allora, abbiamo detto pizzico di sale e di pepe. Allora sì. Mettiamolo proprio come mettono gli chef, pizzico di sale. Facciamolo vedere, Daniele, una cosa che so fare. Vai. Così. Pizzico di sale, messo più fuori che dentro. Pizzico di sale e un po' di pepe macinato. Eccolo qua, il pepe macinato. Appena appena, poi con una forchettina vado a rompere tutto e vado a mescolare per bene. Esattamente. Olè. Schiaccio, schiaccio. Così. Poi aggiusteremo la consistenza con il pan grattato. A me piace aggiungere oltre al pan grattato, ma non è facoltativo, ovviamente, per chi ama proprio il sapore del pistacchio, io aggiungo anche un paio di cucchiai di farina di pistacchio. Ok, che ci sta bene. Però prima di questo prendiamo il nostro prezzemolo. Esatto, il prezzemolo. E lo andiamo a tritare. Dobbiamo tritare il prezzemolo, è vero? Finemente, sì, sì. A me piace molto abbondare. Sì, allora vado anch'io con un po' di prezzemolo. Ma che bella questa ricetta, io non la conoscevo. Poi le polpette al pesce sono sempre buone perché rappresentano un'alternativa, no? Soprattutto per chi non può mangiare la carne. Sì, ma poi guarda, proprio visto che siamo in prossimità della Pasqua, la cosa bella è che tu le puoi utilizzare come finger food, come antipastino, certo, stizioso. Si possono utilizzare per qualunque tipo di occasione. Certo, si possono realizzare anche per una scampagnata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che poi non hanno bisogno, insomma, si conservano molto facilmente. Allora, il prezzemolo, tutto qua, bello tritato. Trito, 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 trito. A pezzetti. A pezzettini, si sente già il profumo. È bello perché quando si tritano gli odori, come il basilico, come il prezzemolo, l'erba cipollina che poi ci servirà, si utilizzano le spezie anche, si sente subito il profumo, soprattutto quando le andiamo a tagliare. Sì, sprigionano un profumo, poi appena metteremo anche la scorzetta di limone. Ok. Vedrai che bontà. Allora, mi raccomando, trita abbastanza finemente. Sì. Senti, ma è vero che il prezzemolo, se spesso che succede? Che andiamo al supermercato, andiamo a comprare il prezzemolo al mercato e chiaramente ce ne vendono un bel mazzo, però a noi ce ne serve poco. È vero che lo posso fare a pezzettini e lo posso congelare?
Personalmente io non lo faccio. Se ti posso dare un consiglio per mantenerlo un pochino di più, io lo avvolgo in un canovaccio ovviamente pulito, ben bagnato e strizzato. Lo avvolgi e lo metti in frigo. Sì, appena ti accorgi nei giorni che il canovaccio si è asciugato, lo ribagni e lo ristrizzi e ci avvolgi sempre il prezzemolo. Quanto che ti dura così? A me anche una settimana. Bello, perché io spesso magari lo compro per una ricetta, poi insomma non è che utilizzo tutto questo prezzemolo, no? Chiaramente. E allora il rischio, che poi mi dispiace, è che magari va male. Prova così, vedrai che ti troverai bene, perché comunque faccio si mantiene, faccio. No? Perché messo nel surgelatore, comunque, come anche il basilico, tende un pochino ad alterarsi anche di aspetto. Certo. Non mi piace molto personalmente, quindi adotto questo sistema. Certo, certo. Quindi il canovaccio bagnato e mi dura di più. È strizzato, deve essere solo ben strizzato, quindi mantenere l'umidità che serve al prezzemolo per non seccarsi. Ok, grazie per il consiglio. Figurati, è un piacere. Adesso che si fa? Allora, mettiamo la scorzetta di limone. La scorzetta di un bel limone, profumo su profumo, adesso andiamo ad aggiungere, mamma mia che meraviglia. Ecco, anche da noi i limoni sono buoni, in Sicilia, certo, anche in Sicilia, gli agrumi siciliani, stupendi. Infatti comunque i limoni non trattati, mi raccomando, in questi casi profumo, sempre limoni non trattati o biologici, quindi. Che profumo, senza arrivare alla parte bianca. Che profumo, ne metto tanto perché a me piace da morire il limone. Sì, l'importante è che non metti la parte bianca. Esatto, quella è amara, non va bene. Sì. Che profumo. Hai visto, io ti faccio mettere sempre tutti questi aromi, a me piacciono tantissimo. Da morire. Anche l'altra volta con le castagnole siamo andati con le arance. Che belle quelle castagnole profumate agli agrumi, diverse dal solito. Sì, pazzesche. Ricotta e arance. Buone, morbide e profumate poi. Che meraviglia. Io amo molto aggiungere questi aromi a quello che preparo, perché proprio fanno la differenza. Fanno la differenza, hai ragione. Wow. Allora. Sì. Io aggiungerò 2 cucchiai di farina di pistacchio o pan grattato. Per dare un pochino di consistenza, allora fai conto che l'impasto non deve essere troppo mollo, ma non deve essere neanche troppo duro. Quindi ti devi regolare un pochettino tu, Allora, io ho tutte e due, sia il pan grattato che la farina di pistacchi. Tu che mi consigli? Puoi mettere sia un paio di cucchiai di farina di pistacchio, che comunque è più fine, e poi se vedi che ancora è un po' morbido l'impasto, aggiungi eventualmente un cucchiaio di pan grattato. Sì, allora 2 cucchiai. In caso poi metto pure il pan grattato, vediamo come va. Ho messo 2 cucchiaini io in realtà. Ok. Va bene? Sì, va bene. E siamo pronti per impolpettare. Sì. Allora, mi sembra lievemente mollo ancora, Stai tranquillo, perché poi con le mani leggermente umide, anche se viene un po' morbido, poi lo dobbiamo passare sempre nella farina di pistacchio. Infatti. Quindi prende consistenza e poi in forno. Vedrai che anche se resta un po' morbido, poi si asciuga in forno e anzi le polpette non ti diventeranno dure e secche, ma anzi al contrario saranno piacevoli. Va bene, mi fido. E allora facciamo così, io adesso qua in continuo un po' a mandare avanti l'impasto piano piano, adesso ci siamo quasi, noi però ne approfittiamo, cara Federica, e ce ne andiamo qualche minutino in pubblicità, dopodiché torniamo da te e procediamo con le polpettine, va bene? Ok, siamo qui. E allora a casa, fermi, buoni, non cambiate canale, proprio qualche minutino, andate al bagno, andate a prendervi un bicchiere d'acqua, un caffè Ternana Cuore Umbro, che ve lo consiglio. Dopodiché torniamo con Federica Ferrata, finiamo le polpette, facciamo la salsina e poi assaggiamo insieme. A tra poco!
Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di Federica Ferrata, la trovate su Instagram con una bellissima pagina, La Cucina di Fefè. Tanti consigli, tante idee, tante ricette, tutti per voi. Bellissime foto, tanti piatti che prepara, dal dolce al salato, c'è sempre un tocco siciliano che è la sua terra e c'è sempre un fiore che è un po' la sua firma. Che cosa stiamo facendo oggi insieme a Federica? Stiamo preparando queste polpettine, guardate che meraviglia, semplici, facili e veloci, si preparano veramente con pochissimi ingredienti. Per 11 polpette avete bisogno di una fetta di pesce spada di circa 200 grammi, un uovo, una fetta di pane in cassetta, 50 grammi di farina di pistacchi, uno o due cucchiai di pan grattato all'occorrenza, se dovessero servire, 35 ml di latte e poi ancora una scorza di limone non trattato, un ciuffo di prezzemolo, cucchiaio di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale e pepe quanto basta. La prima cosa da fare, la crema la vediamo tra un pochino, la prima cosa da fare è prendere il pesce spada, tagliarlo, togliere la parte centrale, togliere la pelle, farlo a cubettini e poi metterlo nel mixer, tritarlo, lo dovete tritare in questo tritatutto. Poi che cosa si aggiunge? Poi si aggiunge il pane in cassetta, bagnato e strizzato nel latte, si mette il prezzemolo tritato finemente, si aggiusta di sale e pepe, si mette un uovo intero, si continua a mescolare e poi si aggiungono due cucchiai di farina di pistacchio. Se vedete che è ancora morbido, se è ancora un po' molliccio, potete mettere un cucchiaio di pan grattato. Io ho questo pan grattato qua, buonissimo. Pampanato, lo trovate sul sito dell'Università Niccolò Cusano, tante varianti, per tante preparazioni, per tante ricette, per la carne, per il pesce, per la verdura, veramente vi potete sbizzarrire. Adesso abbiamo fatto l'impasto, eccolo qui, bello morbidino, poi ci sarà la crema ma la vediamo dopo, quella di accompagnamento. Torniamo da Federica. Federica! Eccomi! Eccoci qua. Allora, ecco qui. Allora. Quindi, adesso che facciamo? Dimmi. Adesso iniziamo a preparare le polpette. Per darti un consiglio, riempi una ciotola d'acqua in modo che di tanto in tanto puoi inumidirti le mani, perché devono essere sempre costantemente umide per poter creare le tue polpette. Ok. Benissimo. Allora, io mi preparo una ciotolina con l'acqua. E me la metto qua vicino. Sì. Poi mi preparo una teglia, eccola qui, dove ci vado a mettere adesso la carta forno. Io qua c'ho tutta una... Io quando apro questo cassetto della cucina mi sento Brian De Camp nel film Desperate Housewife. Non so se ti ricordi, Federica. Sì, mi ricordo. Perché è talmente fornita, talmente una cucina professionale, mi ricorda quelle scene di Brie Van de Kamp, che era una di queste casalinghe, questa fiction americana, e lei era super organizzata in cucina. Aveva, il mio sogno, la cucina americana. Aveva con tutto l'isola. A posto. Bella. Ok, allora vado, quindi mi bagno le mani e poi metto le polpettine qui, Prendi una porzione, deve essere della dimensione... poco più grande di una noce, non deve essere più grande. Ok, mi aiuto con un cucchiaio. Allora. Infatti con questa dose ne vengono circa 10/11, quindi consiglio sempre di raddoppiare i dosaggi. Certo. Sul mio blog c'è il doppio dei dosaggi per chi ha ospiti, perché sennò sono troppo poche. Ok, quindi mi bagno le mani. E vado, deve essere una noce, abbiamo detto. E vado a fare una polpettina. Eccola qua, e la sistemo qui. La passi tra le mani. E poi la passi nella farina di pistacchio. E poi la passo nella farina di pistacchio, questa cosa me l'ero persa. E certo. Chiacchierando. Infatti mi mancava qualcosa. Allora, recuperiamo subito e la passiamo nella farina di pistacchi. Io già sono la quarta polpetta, Brava, adesso arrivo anch'io. Buona con la farina di pistacchi. Ti darà questa connotazione in più. Ok. Allora, secondo me possiamo fare una bella cosina. Secondo me posso anche prima prepararmele... e poi passarli alla fine nella farina di pistacchi, che dici? No?
Guarda, come ritieni opportuno, come ti viene comodo, alla fine non c'è un sistema particolare. Certo. Io faccio subito, le prendo e le passo nella felicità che già subito le posiziono in teglia, però se ti viene più comodo. Basta trovare, no? Poi l'escamotaggio giusto. Olè. E le passiamo così. Daniele in regia. Eccomi. Che mi dici? Che ti dico? Di questa ricettina. Beh, le polpette come le fai sono sempre buone. Cioè, ecco. Quindi. Hai capito? Niente da aggiungere. Niente da aggiungere. Tu queste però non le conoscevi. Di... No. No. Mm. Comunque mi sembra niente male, eh? A casa mia invece sono un must. Ecco. Ci credo. Ormai quanti anni, quanto tempo è che sei sui social, che ti sei data al mondo del il food blog? Allora, almeno sono 5-6 anni, da quando ho aperto il mio primo blog a quando poi sono approdata a Giallo Zafferano, quindi sì, ho fatto un po' di gavetta. Eh sì, perché poi lo ricordo, tu hai anche tante collaborazioni, tra cui Giallo Zafferano. Sì, sì, sì. Carine queste polpette, veramente simpatiche, sfiziose per una cena, per un antipasto, insomma, buone. E poi sono veloci, cioè alla fine veloci. Veramente non ti impegni più di tanto, noi perché chiacchieriamo. Sì, sì. Ma si fanno veramente velocemente. Si fanno in pochissimo tempo. Ascolta Manuel, devi iniziare a riscaldare il forno. Sì, sì, già è caldo. Perfetto. Olè. Ecco, poi è una ricetta magari per chi non vuole mangiare la carne, non può mangiare la carne, oppure è diversa dal solito, no? Non è, diciamo, la solita ricettina che si fa. 3, 6, 7, 8 e ci siamo. Bravo Manuel, ti hai raggiunto. Grazie. Piano piano. Ecco qua, io direi a voi a casa, provate a rifarle, dopodiché ci taggate su Instagram sia Cusano Italia TV, ma soprattutto tagliate Federica Ferrata, la cucina di Fefè, perché poi sarà lei a dirci se siamo stati bravi oppure no. Avrò anche il piacere di condividerla nelle mie storie se mi mandano la foto. Assolutamente, assolutamente sì, mandate la foto, condividetela, così Federica poi vi ricondivide. Daniele, tu le vuoi preparare oltre che mangiare? Certo. Falle pure tu. Va bene. Ok. Voilà. E incredibile ma vero, me ne sono venute esattamente 11, Federica. Bravo, infatti. Anche a me. Quindi siamo stati bravi. Certo, ma io, come ti dicevo anche la scorsa volta, le mie sono ricette collaudate, quindi cerco sempre di proporre qualcosa che vada sempre bene per tutti, è facile, alla portata di tutti. È quello il segreto della cucina, perché se uno poi fa le cose difficili, ma a casa non le rifanno chiaramente, no? Dobbiamo fare le cose alla portata di tutti, è normale, c'è poco da fare. Bisogna fare esattamente le ricette alla portata di tutti. Voilà, allora, il forno è caldo. Io direi che possiamo procedere, eh? Sì, andiamo sì. Andare? Sì, dai, sì. Va. Allora, le polpettine 3, 6, 9, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 polpette se ne vanno zitte zitte, buono nel forno a 190 Aspetta, gradi. Prima di metterle in forno devi mettere un filo di olio, eh? Pardon? Un filo di olio sopra? Giustamente, sì. Se no vengono secche. Ma giusto un filo. Un filetto, così. Olè. Via. Filetto d'olio, zitte zitte, buone buone a 190 gradi per 20 minuti. E 190 gradi per 15 e poi per 15. Scenderemo a 180
Poi dopo lo alziamo, lo abbassiamo gli ultimi 5 minuti. Va bene? Va benissimo. Eccole così qua. Ci dedichiamo alla crema. Esatto, perché non è finita qua. Noi adesso abbiamo la crema di accompagnamento. Come si fa questa crema di accompagnamento? Facile, facile. Facile, semplice e veloce. Lo vediamo subito, lo vediamo immediatamente con la grafica della crema di accompagnamento. Vediamo di che cosa abbiamo bisogno. 150 grammi di yogurt bianco e poi ancora olio, mezzo cucchiaio di curcuma, il sale, l'erba cipollina, quanto basta, il pepe e 2 gocce di limone fresco, buono, buono. Ok, allora vediamo un po'. Questa è la mia erba cipollina, la metto qua, mi preparo tutte le cosine, mi preparo un altro tagliere perché quello già l'ho usato, così lo cambio. Faccio troppo rumore dentro questa cucina, devo stare più attento, mi dicono. Eccolo qua, l'altro tagliere rosso, pulito. Qua togliamo, facciamo ordine. E voilà! Io intanto, sapete che fa? Non vorrei approfittare per ringraziare tutte le persone che sono dietro le quinte che mi aiutano nella realizzazione di questo programma. C'è una bellissima squadra che mi passa le cose pulite che io sporco. Federica, vai! Allora, Sì. io ho trasferito in una ciotola lo yogurt greco. Ok. Semplicemente dovrei fare questo. Poi si condirà con quello che avevo appena accennato, quindi con un pizzico di sale, un filo di olio, un po' di pepe. Questo poi ovviamente può essere personalizzato in base anche a chi vuole aggiungere qualche spezia diversa, anziché la curcuma, la paprika, perché questa è molto, diciamo, una ricetta che può essere utilizzata per varie occasioni e quindi anche in base al proprio gusto uno può aggiungere del rosmarino piuttosto che del prezzemolo. Noi Certo. questa volta metteremo l'erba cipollina, ma insomma Si può cambiare, va si può bene. cambiare a gusto personale. Ok, allora Allora, andiamo. metteremo un pizzico di sale. Vado, pizzico di sale. Ovviamente regolati la Nella quantità. Metteremo quantità, sì. un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Vado proprio col cucchiaio, voglio essere preciso. Guardate, facciamo proprio così, col cucchiaio. A me piace aggiungere anche 2 o 3 gocce di succo di limone. Ce lo mettiamo anche noi. Ecco qua. Metteremo una macinata di pepe. Ok. Succo di limone appena appena. Lo taglio e lo metto. Eccoci qui. Ok, espresso proprio. Mettiamo l'erba cipollina. Macinatina di pepe. Ok. E erba cipollina. L'erba cipollina immagino devo fare tutta a pezzettini. Allora, io ho messo quella in polvere, andrà bene anche quella. Se tu ce l'hai fresca, ancora Sì. meglio. La Ok, devi fare a pezzettini, ok. La sì. faccio a pezzettini, che ci vuole? Ormai sei bravissimo. La taglio, tutto merito vostro, degli ospiti. Ho visto che prepari cose incredibili. Giustamente, incredibili proprio. Allora, eccola qua. Allora, l'erba cipollina va fatta a pezzettini, piccoli piccoli, altrimenti quella in polvere. Ok, gli dà quel sapore giusto. Ok, e mescolo il tutto. Sì, io ho aggiunto anche il mezzo cucchiaino di curcuma. La curcuma ce la metto anch'io. Ce la voglio mettere anch'io, mezzo cucchiaino di curcuma, gli dà quel bel colore. Eccolo qua, mezzo cucchiaino. Guardate, vedete che colore stupendo che è la curcuma. È stupendo, eh? Buonissimo. È un colore meraviglioso. Molto 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 bello, dà colore, guardate che bello, guardate che sfumatura che è venuta, è stupenda, eh.
So se sì, io lo preferisco addirittura allo zafferano. Ecco. So che sto per dire un'eresia, però a me lo zafferano non piace come la curcuma. Come la curcuma. E vado a mescolare il tutto. Vedete? Ecco qua, vado a mescolare il tutto. Ed è pronta. Vedi quanto è facile? Sì, sì. Ecco, praticamente devo semplicemente amalgamare. Sì, devi mescolare con una piccola frusta a mano. Se ce l'hai, o anche un cucchiaino, andrà benissimo. Sì, sì. Bella cremosa, è venuta. Guardate che meraviglia. C'è un profumo buonissimo. Sì, perché lo yogurt greco che ha questa consistenza... Sì, è molto cremoso. ...più compatta rispetto allo yogurt bianco naturale. Mm-mm. È io molto, lo preferisco molto sempre di più. Ecco qua. Allora, quindi la salsina, allora, ci siamo, è pronta. La salsina è pronta, io la sto mettendo in una piccola ciotolina, sai, quelle da aggiungere al centro tavola. Sì. Per poi servirle insieme alle polpette. Certo, che fanno figura, ci sta bene. Olè. Allora, mi preparo qua magari un piatto per dopo. Sì. Mi tolgo un po' di cosine che non mi servono. Olè. E poi dopo procediamo con l'impiattamento. Intanto vediamo un po' queste polpettine a che punto siamo. Vediamo un po'. Oh, che belle, tutte verdi. Allora, tra 5 minuti già si possono girare. Ok, vanno proprio girate, eh? Vanno girate, si abbassa un pochino la temperatura del forno a 180 gradi anziché 190, eh? Bene, bene, bene. Allora, intanto... Lo senti già il profumo che sprigionano? Lo sento, si sente già. Lasciano già un profumo molto, molto, molto buono. Tra pochino le andremo a girare. Intanto io non me ne sono dimenticato, oggi abbiamo un compleanno qua da festeggiare, abbiamo un super compleanno, il compleanno di Ludovica, una ragazza che l'abbiamo conosciuta, che lavora qui vicino alla nostra redazione, ha un bellissimo bar, tutte le mattine andiamo a fare colazione da lei. E allora Federica, ti facciamo gli auguri, ti ringraziamo pure per il dolcetto che oggi ci hai regalato, un abbraccio a te e a tutta la tua bellissima squadra. Vedete, perché il bar io lo trovo un posto molto magico, perché è un luogo dove si va per pochi secondi, per pochi minuti, per consumare una colazione rapida oppure alle volte un pasto. Ci sono anche questi bar dove hanno dei primi piatti, bar tavola calda, e sono sempre quei momenti in cui si sta sempre bene, c'è sempre il riso, lo scherzo, l'allegria. Sono secondo me dei posti veramente veramente magici. Federica, eccomi. Mi preparo le pinze. Prendevo il piatto da portata. Da portata, che piatto hai scelto? È un piatto quadrato. Un piatto quadrato, sì, anch'io. Semplice. Anch'io sceglierò. Ci ho messo anche due foglioline di lattuga così per fanno, dare l'idea. Esatto, fanno un po' di colore, giustamente ci sta bene, ci sta bene. Io ho scelto invece questo piatto qui, adesso tolgo il sale di mezzo che non ci serve. Ok, e vediamo un po' le polpette se le possiamo girare oppure no. Sì, direi che manca poco meno di 2-3 minuti. Manca poco meno di 3 minuti. Allora, non serve che cuociano tantissimo. È certo. Allora, sapete che facciamo? Mentre io giro le polpette, questa scena è meglio che non ve la faccio vedere, perché si sa mai, perché poi dopo che faccio rischio di finire. Daniele, dove finisco? Nella rubrica di cucinare male. Ecco. E allora torna anche quest'oggi, in questa puntata. Ci avete mandato tante tante ricette che non sono venute, ma sempre col riso ci siamo divertiti come pazzi. La rubrica cucinare male. Ecco, questa torta, non lo so, una torta agli agrumi, che voleva essere? Una crostata? Ce la manda Lorenza, che ha fatto una crostata che chiaramente non è riuscita. La vedo pure estremamente bagnata, tanto che ha bagnato anche la carta forno. Cara Lorenza, devi seguire la pagina Instagram di Federica, ti conviene, così
sbirci, eccola qua, grazie Daniele, e vedi un po' di trarre ispirazione. Poi se hai qualche dubbio puoi anche andare da lei. Allora, le polpette ci sono, le polpette ci sono. Io direi che posso spegnere ormai il forno. Olè. Spegniamo il nostro forno e le tiriamo fuori. Vado, Federica? Sì, sì, io già le ho prese. Che meraviglia! Che bravo! E che profumo, soprattutto. Sì, fanno un profumo incredibile. E quando è che mi compro i guanti da forno? Lo vogliamo dire? Quello è importante. È importantissimo. Allora, le polpettine sono pronte. Allora, falle leggermente intiepidire prima di prenderle. Le lascio un po' intiepidire, sì. Ma sì, proprio sì, un minutino, il tempo che si intiepidiscono. Ok. E poi le mettiamo su un piatto da portata, così facciamo vedere il risultato finale. Il risultato finale. Allora, intanto che queste polpettine si intiepidiscono, le lasciamo così raffreddare, io mi vado a vedere il disegno del giorno. E questo bellissimo disegno, questo mare con questa onda da surf, il surf come quello che pratica la nostra collega Deborah Carletti, guardate che meraviglia, questo mare con queste sfumature di celeste, di blu, di azzurro, di lilla, veri peri, verdino, in questo tramonto meraviglioso ci fa sognare l'estate, ci fa sognare i tramonti, ci fa sognare l'amore, la bellezza, la calma, la pace e la tranquillità che l'estate ci regala. Manca sempre meno. Ve lo dico io, quest'estate, Daniele, organizziamo una cucina sulla spiaggia. Ci sto. Facciamo in spiaggia, in forma, io ci provo. Va benissimo. Ce ne andiamo su una spiaggia a fare le ricette per il mare. Oh. Ecco, Sofia Puppo, sappilo, preparati. Federica Ferrata, la mia cara Eccomi. Ospite. Vai, ci siamo. Allora, le metto in un piattino. Ci siamo. Mm-hmm. Che carine. Io le metto qui. Sì. Ho messo una base di lattuga. Certo. Ovviamente è tutto facoltativo, però se uno volesse prepararle per degli ospiti, è carino da far vedere anche così. Certo, certo, guardate qua. Che bontà, che bontà. Queste polpettine. Ora le assaggiamo, Certo, le assaggiamo subito. L'altro giorno mi sono pure bruciato per assaggiare una ricetta. Mi sono bruciato il palato. Anche a me è successo. Succede. Quella è l'ingordigia, la chiamano ingordigia. Mannaggia a me, mannaggia. Siamo golosi, siamo golosi. Mm-mm. È quello, Bene, bene. Allora, eccole qua. Queste sono le mie. Eccole. Eccole qua. Bellissime. Carine, no? Sembrano dei dolcini quasi. Oh, sì. Adesso a fianco ci mettiamo questa salsina. Guarda che meraviglia. Stupende, guardate che belle anche quelle di Federica Ferrata. Federica, che dire, grazie davvero per questa ricetta che io veramente non conoscevo e che tra l'altro mi piace molto, la trovo molto 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 golosa e molto sfiziosa, veramente. Mi fa piacere, sono contenta che ti sia piaciuta. Perfetta per un aperitivo, una pericena, una cena stessa, per chi non vuole mangiare la carne, per cambiare anche un po', no, il solito sapore. Le assaggiamo allora? Certo, dai, subito. Le assaggiamo. Ci mettiamo, dai, un po' di salsina. Sì. E le andiamo ad assaggiare. Daniele, che voto dai a questa ricetta? Un bel 9, perché a me piacciono molto. Buono. Grazie, Daniele. Grazie a te. Guardate, è buona pure la salsa. È molto delicata. Sì. Buona. Allora, sono ancora caldine, Un po' caldine, sì. Vanno mangiate tiepide. Daniele mangerà sicuramente tiepide, Daniele. Federica, la cucina di Fefe, seguitela su Instagram, provate a rifare questa ricetta e poi taggate Cusano Italia TV, ma soprattutto la cucina di Fefe, con la sua bellissima pagina Instagram. Così poi ci dirà lei se siamo stati bravi oppure no, ma soprattutto magari qualcuno di voi trova anche qualche altro ingrediente, qualche altro cambio, no? Questo è il bello della cucina. Fede, noi ci sentiamo
Ci sentiamo presto, va bene? Ci aggiorniamo con presto. Con piacere, grazie per avermi invitato di nuovo. Figurati, sempre un piacere. Se non ci sentiamo, buona Pasqua a tutti. Assolutamente sì, carissima, un caro saluto, un abbraccio e a presto, un bacio. Ciao Federica. Ciao a tutti, grazie. Ciao, 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 ciao. Termina qui questa puntata di A Casa in Forma, io ci provo. Oggi sono molto soddisfatto, sapete? Questa ricetta mi è proprio piaciuta, queste polpettine così, perché poi sembrano dei dolcetti, ma in realtà giustamente sono, eccole, delle polpettine salate, buone. E anche la salsa ci sta veramente, ma veramente bene. Da Manuel Bartolini, un grazie per averci scelto anche oggi, io vi ricordo l'appuntamento. Da lunedì al venerdì ore 11.30, minuto più, minuto meno, quando volete, se volete, ma sempre qui, sempre insieme, sempre sul 264.